19 settembre 2020, queste le notizie di oggi. 3 nuove persone di Sciacca sono risultate positive al coronavirus. A darne notizia questa mattina è stato il sindaco Francesca Valenti. Si tratta di una famiglia che già si trovava in isolamento. Sale così a 21 il numero degli attuali positivi in città, un numero che si avvicina al record negativo di 23 dello scorso mese di aprile. Sciacca è la città con il più alto numero di contagi in provincia di Agrigento. Al momento il sindaco di Sciacca non accenna ancora ad ordinanze con restrizioni. È morto Diego Planeta, una delle figure più prestigiose dell'imprenditoria siciliana e pilastro della vitivinicoltura siciliana. È morto all'età di 80 anni, era nato a Palermo nel 1940. Planeta ha dato una svolta all'imprenditoria agricola siciliana. Dal 1973 al 2011 è stato presidente di Cantine Sette Soli, per molti anni la più grande cantina in Italia per capacità di produzione e presente nel mercato mondiale. Dal 1985 al 92 è stato presidente dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino, mentre nel 2004 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e nel 2008 è nominato presidente di Assovini Sicilia, associazione che raggruppa le principali aziende vitivinicole siciliane. L'azienda di famiglia produce vino di eccellenza col proprio marchio, vino che ha conquistato tantissimi premi. Oggi pomeriggio l'insediamento dei seggi elettorali per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari che non prevede il quorum. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio. È il primo appuntamento elettorale nel periodo del Covid e infatti l'obiettivo è quello di un voto in sicurezza. Per accedere al seggio occorrerà attendere il proprio turno nelle aree predisposte, anche all'esterno dell'edificio, e utilizzare i distinti percorsi di ingresso e uscita. L'elettore è invitato a igienizzare le mani prima di ritirare la scheda elettorale e la matita e ripetere l'operazione dopo aver terminato di votare. Non ci sarà il controllo della temperatura corporea. Si terrà stasera nell'Arena Giardino della Multisala Badia Grande la serata conclusiva della 13ª edizione dello Sciacca Film Fest, con la proiezione a partire dalle 20:30 dell'ultimo documentario in concorso dal titolo Santa Subito. Il film, diretto da Alessandro Piva, uno dei registi più interessanti del cinema italiano degli ultimi decenni, vincitore del premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma 2019, racconta la drammatica e commovente storia di Santa Scorese, una giovane e appassionata attivista cattolica presa di mira dall'ossessiva attenzione di uno stalker. Nel corso della serata verranno annunciati i vincitori delle sezioni competitive del festival. L'ingresso è gratuito. La partita di calcio Unitas Sciacca Castellammare in programma domani alle 15:30 allo stadio Gurrera, prevista ancora porte chiuse per le restrizioni Covid, in attesa che le autorità nazionali confermino il via libera con un numero chiuso, si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook della società sportiva saccense. Lo ha deciso il sodalizio guidato da Gioacchino Settecasi, che in questo modo vuole consentire a tutti i tifosi di assistere a un evento sportivo molto atteso. Domani si spera di avere tutti a disposizione. Acciaccati ci sono Comegna e Galluzzo, ma è pronto all'ultimo arrivato Alessandro Cammareri. Pronto anche Coco, che potrebbe entrare in partita a partita iniziata perché è leggermente in ritardo con la preparazione. Importantissimo il ritorno di Andrea Tumiolo. In difesa Girolamo Ciancimino dall'inizio dopo la prova positiva di domenica scorsa a Castelvetrano in Coppa. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, corrieredisciacca.it. Buon weekend. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.